Cristina Acquista Pace, benvenuta a Beati Voi. Grazie. Benvenuta. Cristina, raccontami la tua vita, tu che fai? Allora, partiamo dall'inizio o dalla fine? Partiamo dall'inizio. Dall'inizio, allora, io sono nata nel 72. Sì. Vengo dalla Valtellina. E sono nata con un cromosoma in più. Ma non per questo la mia famiglia si è adagiata sugli allori, anzi ha tirato fuori il coraggio per fare di me quello che dice questo. Che c'è scritto? Che c'è scritto qui. Ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Ecco, abbiamo questo cromosoma in più. Tu che rapporto c'hai con questo cromosoma in più? Un po' bene e un po' male, come tutti i fratelli. Solo che mentre i fratelli ogni tanto si distaccano, questo non lo distacco più. Sta lì. Sta lì e mi ricorda che c'è, e mi ricorda che ci sono le difficoltà, e mi ricorda che esiste il dolore. E mi ricorda che esistono le grandi prove della vita, ecco. Però io lo tengo abbastanza buono, perché le dico sì, ci sono le prove, c'è il dolore, ci sono le difficoltà, però ci sono anche tante altre cose belle e io non mi voglio fare condizionare la vita da te. E quindi lo tieni là? Sì. Gli parli? Sì, gli parlo. Senti, e tu a un certo punto hai preso i voti? Esattamente, come preso funziona questa cosa? Non voglio dire... Preso i voti in una parola grossa. Grossa. Usiamo ecco, una piccola. Ecco, perché i voti li prendono le suore quando entrano in un istituto religioso. Io ho fatto la mia promessa di castità perfetta nelle mani del vescovo quando, una volta sola nella mia vita, quando mi sono consacrata totalmente al Signore per entrare non in un ordine religioso ma in un ordine laico. Ho capito. E quindi e come vivi questo tuo apostolato? Che fai? Ecco, io innanzitutto quando chiamate voi di TV2000 vengo. Vengo più che volentieri. E questo è già tanto, non mi rendo conto. Ecco. E bene le scuole. Sto facendo un bellissimo lavoro nelle scuole del mio paese. Ho fatto un ottimo lavoro anche per via Skype con un liceo di Schio. Sono attesa a luglio per 4 giorni in Sicilia all'interno di una settimana di vacanza mischiata a riflessione con delle famiglie. Tu mi parlavi del limite. Sì. Me lo spieghi questo concetto, perché è un concetto che in questo programma ci è particolarmente caro. Abbiamo proprio inaugurato questo programma parlando del limite, parlando delle beatitudini. Cos'è per te il limite? Il limite è la consapevolezza che si scavalca un muro alla volta, e quando si è di fronte al muro più alto si deve avere la ragione per fermarsi, per dire alto, questo muro non lo posso scavalcare. Però cerco di fare un piccolo forellino per andare dall'altra parte, dove ci sono tutti i talenti, le buone qualità, le buone capacità da mettere a frutto.
ma più di un forellino non riesco a fare. Chi è Gesù per te? Devo dirlo, non è che magari poi mi cacciate fuori? Puoi dirlo. Il Cristo, il figlio del Dio vivente. E perché ti dobbiamo cacciare fuori? Magari. Cos'è la purezza per te? La purezza è quel candore che ognuno di noi porta nel cuore, è quel piccolo seme di candore che ognuno di noi porta dentro nel suo cuore nell'istante in cui viene battezzato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E che poi, come tutti i semi, deve germogliare e diventare un bellissimo fiore, però ha bisogno dei concimi, ha bisogno di sole, ha bisogno che noi, non che lo dimentichiamo, ma che sappiamo farlo diventare un fiore, perché Gesù lo mette dentro di noi. Nell'istante in cui veniamo battezzati, ma dopo tocca a noi farlo fiorire. Il male cos'è? Tu lo incontri nelle persone? E che come Il male è il fuoco che brucia dentro di noi e ci fa compiere azioni che non vorremmo fare. Ma questo male lo possiamo combattere con lo scettro della fede. Perché i puri di cuore vedranno Dio? Perché forse nel cuor loro, non avendo cattiveria, sono incapaci di vedere la cattiveria nei cuori degli altri. Tu hai incontrato mai una persona pura che ti ha trasmesso questa sensazione di purezza? Una bambina africana, quando Quando? il Signore Gesù mi ha parlato per la prima volta, quando nel lontano 91 ho sentito nel cuore una vocazione. E la bambina africana? Che? Bambina africana per me è un angelo perché l'ho vista una volta sola nella vita. Era lì, c'era una bambina africana quando hai avuto questa Sì, chiamata? c'era lei che mi veniva incontro, io sono stata in Africa anche più di una volta sono fermata anche 5 mesi, la prima volta nel 91 io andavo al mio apostolato in Kenya e lei veniva dall'altra parte. Abbiamo incrociato gli occhi e lì è successo il tutto. Hai sentito in quel In momento? quel momento lì, sì. No. E l'hai più rivista? E in quel momento hai sentito Gesù che ti parlava? E Sì. ti diceva? Mi diceva di seguirlo per una via diversa da quella che mi immaginavo. E cioè? Sposarmi, farmi una famiglia col mio ragazzo, però lui mi chiamava a fare altro, lui immaginava altro e chi sono io per dire di no a Dio? Lui ha detto sì. Non subito, perché prima mi sono, come dire, fermata a riflettere con tutti i problemi che ho, con tutti i limiti che ho, però quando Gesù è dentro nel mio cuore mi ha detto,
mi ha detto quel passo del Salmi che mi piace tantissimo: l'uomo guarda l'apparenza, Dio guarda il cuore. Allora ho detto sì. Il cuore, no? Sì. Che è al centro di questa sì. beatitudine di oggi, no? Beati sì. puri nel cuore, sì. di cuore, perché vedranno Dio.